Salve a tutti, come sapete non è la prima volta che parliamo di direttiva di maternità, è un tema molto sentito che però è in stallo da oltre 4 anni proprio perché non si è ancora giunti a una posizione comune che possa accontentare sia il Parlamento europeo sia il Consiglio. Quindi ci troviamo in una situazione di punto morto e stiamo cercando di far ripartire questa direttiva che altrimenti, secondo quanto ha dichiarato la Commissione, andrà a decadere tra breve e quindi verrà anche perso tutto il lavoro svolto finora. Quello che cerchiamo di fare è di trovare una posizione che possa conciliare sia da una parte quelli che sono i diritti delle lavoratrici e sia dall'altra parte quelle che sono giustamente le preoccupazioni e i timori dei datori di lavoro, quindi trovare un punto in comune che possa andare ad accontentare un po' la maggioranza. Quello che ci preme sottolineare è che purtroppo alcuni Stati membri si sono un po' messi di traverso contro questa direttiva, in particolare la Germania e l'Olanda e di recente anche la Francia si sono mostrate contrarie all'ampliamento di questo congedo di maternità. Noi stiamo cercando come parlamentari, in particolare tra la relatrice Maria Arena e noi tutti shadow rapporteur su questo dossier importante, stiamo cercando di far pressione sulla Commissione affinché si trovi anche un punto di dialogo col Consiglio. Infatti il Consiglio Lettone, che ha questo semestre in carica, si è dimostrato un tantino distante e freddo rispetto a queste tematiche, infatti addirittura non si è neanche presentato all'ultimo incontro che c'è stato sull'argomento. Noi abbiamo appena preparato una lettera sottoscritta anche dal Presidente Schulz che possa dare una scossa e promuovere il proseguimento dei lavori su questa direttiva per non perdere quanto ottenuto fino adesso, affinché non si resetti tutto il lavoro e si possa proseguire lungo questa strada.